Ok, salve a tutti, ben ritornati su Pokémon Fuligin. Dopo essere diventati capi del team Rocket, possiamo finalmente andare a sconfiggere la palestra. Ma prima di tutto devo andarmi a ricaricare la squadra. Eh sì. E non ho capito bene cos'è questo negozio. Cioè, negozio, questo edificio qui di fianco alla Shilp. Quindi andiamo un attimo a vedere. Cos'è? The Born, the Rider's Cred Store Layout. Ah, praticamente è il supermarket, ma per il momento non ci serve. Quindi andiamo alla palestra un attimino. Largus City Pokémon Gym Leader Siegfried. Siegfriedo. The Master of Steel Pokémon. Oh, bene, bene. Finalmente un lavoro per te, Topolino. Qua cosa abbiamo? Abbiamo degli allenatori e delle zone dove usare taglio. Se uso taglio, che succede? Assolutamente niente. Bensì, ci sono altri allenatori? Sì. Ok, quindi a questo punto andiamo di qui. Piuttosto mi becco qualche sfida, ma non è un problema. Meno male che ho ruota fuoco che non toglie, cioè che è contro comunque i tipi acciaio, è super efficace e non devo sprecare fuoco bomba. Benissimo. Guardate come vanno giù, che è una bellezza. Anche Fortress. Allora, lì vedo una specie di sfida in doppio, quindi magari metto anche Gyarados primo. No, è una sfida singola, porca. Ok, no, Aggron ci pensa Gyarados. Utilizziamo Surf, super efficace, in un colpo solo è andato giù, che era una bellezza. Anche l'altro tizio, che ha Mewile, livello 47, utilizza un bel ruotafuoco. Viene subito messo KO e poi Metang, anche lui ruotafuoco e ciao ciao. Vediamo un attimino com'è questa palestra. Siegfried, I thought you would be showing up. Oh, I am friend with the president of Seal and lay out the structural design for the Seal. Also, everyone in town saw that you did save your boss. Although I certainly do not approve of Team Rocket, as a RG leader, I must give you a battle. Therefore, Siegfried, will put an end to your evil. Dun, dun, dun. Sì, praticamente lui è il disegnatore della Shield. Inoltre, è colui che vuole fermare la mia cattiveria. No. Perché il primo Pokémon che manda è Steelix, livello 55, con un fuoco bomba viene subito messo KO. La prossima scelta è già Metagross. Allora, adesso che ha messo Metagross è al livello 61. Ai. Lui utilizza Psichico. Io utilizzo Idropomba per togliergli un po'. E diciamo che comunque ha fatto un'altra Idropomba. E sì, continua a fare abbastanza. Quindi rimettiamo il nostro Typhlosion, usiamo Flame Wheel, super efficace, anche Metagross è andato, ci saluta. Poi c'è Aggron, mettiamo Charlie per il momento, e nel caso venisse messo a KO posso sempre ricaricare Gyarados. Comunque utilizzo Incrocolpo, che è super efficace, e resiste proprio per un pelo. Aia. Ok, bene, mettiamo Weed, perché ora ricarico, revitalizzo Gyarados, ancora con un'iperpozione anche. Al massimo della vita, mentre lui utilizza codacciaio. Mettiamo Gyarados e utilizzo Surf, che è super efficace. Quasi di nuovo KO. Un altro Surf, anzi lo ricarica di nuovo il suo Pokémon. Quindi io posso attaccare due volte e lo mettiamo KO. Ultima scelta è Scizor, dove utilizzo Idropomba per provare a togliergli un po' di vita, che fa anche brutto colpo. Quindi utilizzo anche un Surf e anche Scizor al KO. L'abbiamo sconfitto, Siegfried. I concede defeat, you're remarkably strong. I must unwillingly and you the rainbow badge. E otteniamo un'altra medaglia. Vi faranno obbedire poco fino al livello 50. Ci dà la MT47, che è all'acciaio. Scusate, comincio a fare un po' di fatica. Allora, Teo, ho ottenuto anche quella medaglia mancante. E è molto bene. Comunque, oh mio Dio, hai sentito? Nelle news hanno detto che Meroland ha un meteorite caduto a Destul Town. L'intero posto è stato distrutto. Dovresti andare a vedere. Ma prima prendi un Pokéflauto da Flutie. Ok, quindi ok, un attimino. Ha detto a Grunic Town, no. Spear City, no. Pokémon League, no. Brox, Destul Town, qui. Subito qui a destra, quindi andiamo subito a vedere. Una volta ricaricata la squadra, ricaricata sì, andiamo subito a vedere che cosa è successo nel percorso 23. Questo è il percorso allora 23, quindi utilizziamo subito un repellente max. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo. C'è uno Snorlax. Ok, devo andare da Flutie a prendere un
pokeflauto. Ok. Scusami, puoi dare un pokeflauto? Mi sono lento adesso il danno. Devo sbloccare la strada da quel... da quello Snorlax. Vediamo se magari riusciamo anche a catturarlo. Anche se ne dubito. Voglio usare il pokeflauto. E se no si sveglia e attacca. Rabbioso. A livello 30. Quindi c'è anche la tempesta e questo può essere un problema. Ma mandiamo il nostro Charlie. Mentre lui vuole utilizzare il riposo, utilizzo Seismic Toss. E mi toglie quasi niente. E cos'ho che ho? Molte Pokéball che non funzionano, ma non è che mi interessi più di tanto catturarlo. Tanto la squadra, una buona squadra ce l'ho già. Quindi anche se non lo catturo è il minimo dei problemi. Provo la Ultra Ball, l'unica che ho. Ah, quasi. Strano che non abbia ancora utilizzato riposo. Mega Ball, niente. L'utilizza testata. Pokéball, vediamo, niente. E un'altra Pokéball, niente. Ma sì. Utilizza ancora una Pokéball, tanto ormai chi se ne frega. Oh, che culo, l'ho catturato. Ah, all'ultimo proprio. Va bene, benissimo. Ottimo, perfetto. E dobbiamo superare ancora questo piccolo percorso con questi pochi allenatori che ci sono. Allora, c'è questa tizia che ci sfida mandando come primo Pokémon Shaco, che non ho capito cosa ha utilizzato. Ah, ha utilizzato pazienza. Pazienza. Mettiamo Gyarados contro Marowak. Poi Surf, super efficace, KO. Poi Steelix, anche lui utilizzo Surf. Ando super efficace lo stesso. E Sandslash, dove utilizzo di nuovo Surf. Ok, Sandslash viene messo KO, benissimo. Abbiamo finito qua, cosa ci dice? Trainer Tips. Ah vabbè, no, i consigli non mi servono. L'effetto repellente è finito, non penso proprio. Ok, utilizziamo un altro repellente. Lungo questo percorso, eh? The Soul Town, eccola qui. The Oasis Paradise. Possiamo dire? Ah, ecco, tutto distrutto da un meteorite. Ma la città è proprio rimasta distrutta? Sì, non c'è proprio più la città, oh mio Dio. Lì c'è il triangolo di Deoxys. Do you want to inspect it? It started glowing. Cos'è questo strano posto? Tu, what do they call you? Ah, Teo, grazie per aver rilasciato da quella prigione. Posso iniziare la mia dominazione di questo strano mondo. E il Pokémon è andato. Abbiamo liberato Deoxys. Yeah. Che bravi che siamo, eh? Siamo proprio delle persone a modo. Comunque, è finito così? Solo così? Wow. Vabbè, dato che siamo qui, possiamo andare a Terror City. Anzi, utilizzo volo per vedere dove siamo già andati. A Terror City ci siamo già stati. Non siamo stati a Frosty Cave? No, ci siamo già stati. Non siamo stati a Grunic Town. A Spear City. Qui, che è Crimson City, Takor Island e Rem City. Ok, provo adesso il town, non posso più tornarci. No, torniamo all'Arja City. Perché? Per il semplice fatto che voglio andare a vedere cosa c'è sopra. Sarà un'altra città. Quindi, dato che io ora ho 2, 4, 6 medaglie, me ne mancano altre 2. E queste due medaglie che mi mancano, non ho idea di come ottenerle per il momento. Quindi aspettate, utilizziamo un repellente adesso che siamo qui in mezzo all'erba. Trovo ferro, devo ricordarmi di rivenderle. Allora, che bella zona. È un pescatore. Ah no, lui mi sfida. Pensavo mi desse... Ah, ti prego, dai. Così mi sento offeso. Thunderbolt. Anzi no, guardate, non spreco nemmeno fulmine. Utilizziamo tono pugno e concludiamo in fretta i lavori. Un altro tono pugno. Dai, non posso sfidarti con tutti i Magir. Ma potevi farli tecnicamente evolvere in Gyarados? Era un consiglio mio. Boh, magari era un consiglio utile, carino, magari. Magari. Comunque, Sport Fishing Area. Qua dove pescano, ok. Allora noi prendiamo la via
del surf con una Pokéball che è l'MT48, se non sbaglio. Sì. The user employs physic power to save ability with the foe. Non mi ricordo come si chiama in italiano. Orca. Ok, comunque siamo al percorso 25 sempre qua. Percorso 25 a nord per andare a Granite Town. Salve. C'è un posto per vedere in alto. I Pokémon sono morti. E ritorno. Se tratti i Pokémon bene, restituirà il tuo amore. C'è un uomo che pesca. Wow. It's a Pokémon Tower. Ma com'era dietro? Come fai a vederla? Al contrario. Oh madonna, non ce l'ho. Non ho forza. Ai. Allora non è di qua che dobbiamo andare per il momento. E dov'è che possiamo andare? Boo. Crimson Canyon, Alola Town, ci siamo già stati. Ram City. Qua mi serve cascata per andarci. Quindi penso che voleremo a Terra City, dove ci sono già stato. E per vedere se è qui che devo andare a trovare qualcosa. No, qui no. Proviamo allora ad andare a vedere qui Xero City. Utilizzare surf per andare a farsi un bel giretto in alto. No, anche qua devo usare forza, che non ho. Non so se si può già prendere o meno. Sinceramente non me lo ricordo. Porca Eva. I don't know exactly now. Siamo ancora qui a Terra City. Tu? Polivrat. Non è che magari c'entra qualcosa con Deoxys ancora? Non lo so. Ah, vabbè, ovviamente lì non ci possiamo passare perché comunque è bloccato. Ah, questo qua è un tizio che mi sfida, grazie. E Fire Blast. No, non riesco a colpire. Flame Wheel. Cabo. Dugtrio. E utilizzo Surf. Surf di nuovo. Ok. Bene. E qui allora. Ah no, Chris. Oli. Attacco rapido. E attacco rapido. Devo cercare di evitare questo allenatore, perché altrimenti non andrò mai più avanti. Ma perché puttana Eva devi evitare? Cristo santo. Più che altro fallire, scusate. Avete ragione anche voi. Già che... vabbè, così sei un po' un controsenso. Che figlio di puttana. Razor Leaf. Dugtrio KO. Benissimo, devo stare attento, molto attento. Cercherò di evitare alla meglio che posso gli allenatori. Perché comunque non siamo andati avanti in quel pezzo di percorso che avete visto dopo Dustle Town. O forse sì, non me lo ricordo. Ma dovevamo andare di qui? No, di qua ci siamo passati? Sì, sì, no, boh, non me lo ricordo. Vaffanculo però, Cribbio. Ma qua non c'è più la tempesta, perché? Perché devo utilizzare la tempesta se non c'è più? Steelix te lo metto a capo, easy. Ok, benissimo. Allora, potete vedere, la tempesta non c'è più. Vaffanculo te. Ok, Rayorn, Surf, super efficace. Surf di nuovo anche su Rhydon. Sandslash. Come Surf ha fallito, dai, stiamo scherzando. Ah, volevo ben dire. E ok, Surf Air, metterlo KO. Qui MT40. Hey there, you Pokemon look they call this a little extra muscle. Don't worry, I've got just to fix that. Oh, bene, ho fatto bene a tornare qui. Molto molto bene, mi è piaciuta la cosa. Perché allora, Cribbio. Ah beh, adesso che ho forza posso tranquillamente, dunque, usare volo, tornare qui a Larga City, ricaricarmi la squadra, insegnare forza al Primeape e andare avanti nella prossima città. Quindi, se non erro, Strength, Charlie,
Scratch al posto di Scratch. E andiamo avanti allora. Ciao Pidgeot. Ok, allora, dato che questo avevo visto che non ti sfidavano. Stiamo andando nella nuova città, yes. Ah, perché non utilizzo il repellente? Vabbè, a parte che ormai siamo tecnicamente arrivati. Utilizzo Surf? No, qui lo utilizzo invece il repellente. Poche scuse. Oh, una casetta? Oh, una casetta, una casetta, una casetta. Ah, il tizio. Ok, superamo. Benissimo, grazie. Anche se per il momento non è che ci serva più di tanto, la squadra ce l'abbiamo, quindi non è un grande problema. Allora, andiamo qui, che la città era Granic Town. Ora, possiamo usare forza, sì, liberiamoci la strada. E siamo arrivati a Granic Town. Amici, benvenuti, grazie. Molto gentile da parte tua. E dato che adesso abbiamo forza, potremmo poi tecnicamente anche andare, penso, a Xero City. No, quello sopra Xero City, che è Rem City, perché dato che abbiamo forza potremmo liberare la strada dai massi. Ok, and the Boga Move Maniac, a single move, Big Mushroom. Ok, questo qua ci insegnerà le mosse. Qui c'è laboratorio Pokémon. Cioè, qua c'è una Pokéball con revitalizzante. Qui un bambino, boing boing, boing boing. Perché se andiamo di qui, c'è un tizio. An old man who lives in a cottage out of the cave. She gives the eyes of Pokémon. It's a bit unnerving. Ah, la tizia che ci insegna le mosse speciali agli starter. Benissimo, mi piace. Oh, ancora una caramella rara. Caramella rara. Usiamola su Pikachu. Ok, lente max. Detto. Ah, sì, la vecchietta che insegna le mosse, sì. Benissimo, che culo. Premendo a caso. Adesso facciamo arrivare allora tutti al 50. Tizia. I remember the ultimate move of this type. Quello di Implosion? No, mi stavo sbagliando. Perché è lui, eh? Quello Venusaur. Oh, è il prescelto! È il prescelto! È il prescelto! Cosa gli tolgo? Body Slam, dai. Anche se non è un'ottima scelta, ma non importa. Dunque, dato che possiamo andare a vedere anche il laboratorio Pokémon, volevo vedere prima qui sopra se c'era qualcosa, perché comunque... Ah, percorso 27 che ci porta a Spear City. No, prima volevo andare dal laboratorio Pokémon, poi possiamo andare anche a Spear City, non è un problema. Volevo vedere che cosa c'era di importante qui, parte dei tizi che... Visto di Pokémon che ci revitalizzavano i fossili. Ok, if where this little town used to be, I think it's a rare historical book. I found this monster miracle fossil. Ok. Hai venonato, vuoi scambiarlo con Angela? No. Ma questo insegnava metronomo. Questo EV può evolversi in tre diversi Pokémon. No. Iponita, vuoi scambiarlo? Questo qua vuole l'ambra antica, ma ok, no, era tutto uguale a prima, quindi non c'è niente di spettacolare. Vediamo se in sto market ci sono altri repellenti max, così almeno per sicurezza ce li prendiamo ancora un po'. Ne prendo una ventina, va benissimo così. Andiamo avanti. Ah sì, erano finiti gli effetti, non me ne ero manco accorto sinceramente. Qui piano. Ok, quindi posso utilizzare... dove li ho messo? Sono i sopra. Comunque devo dire, è carino come gioco. Sapete qual è l'unico problema secondo me? La durata. Secondo me dura un pochettino poco. Va bene che sto facendo degli episodi da 30 minuti, 30-20 minuti. Però, cavolo, sono comunque... sono a 9 episodi con questo, se non sbaglio. Oppure 8? Non mi ricordo bene. Green Town, Spear City, ok. Qui c'è uno strumento nascosto, no. Bene, siamo arrivati al percorso 28, dove tecnicamente dovrebbe esserci più avanti un'altra nuova città. Signora? Ecco Spear City, dove comincia a piovere. Sta facendo tutto da solo, io non sto toccando niente. C'è Deoxys di nuovo. Gente della Terra, arrendete il vostro pianeta a me. Datemi il vostro pianeta e risparmierò le vostre vite. Perché dovremmo ascoltarti? Sì, sei solo un Pokémon. Molto bene. Fate come volete. Umani. Che razza patetica.
E tu, Teo? Whistle, no, non è ancora il tuo tempo. Come regalo per avermi rilasciato, ti ho deciso di allungarti la vita per vederti nel capitolo finale. Il mondo è quasi mio. Cos'è, una roccia? Ma li ha ammazzati tutti? No, ehi, Deoxys! Oh, madonna! Deoxys! Ehi, non si fan? Deoxys, perché me li ha ammazzati tutti? My problem that was, all the computer down, this Pokemon sent the most of the stuff, made an unfortunate end. I have plenty of medicine that can heal you Pokemon. Ricaricameli anche se non mi serviva, però va bene. Ok. Qui posso andare a prendere una Pokeball. Un'altra città inutile praticamente. Trovo zinco. E qui percorso 29. Il percorso 29 dov'è che mi porta? Praticamente nella zona safari. Carino. Andiamo fin là a vedere se trovo qualcosa. Se magari io ogni tanto mi lascio sempre qualcosa alle spalle. E magari è utile. È un qualcosa, un qualche evento per poter andare avanti. E per questo è meglio che ritorni a vedere tutte le zone che non vado a vedere. Per sicurezza. Va bene le sfide, non è un problema. Stranamente oggi sono calmo. Sludge Bomb su Bulbasaur. E Ivysaur pure. Indovinate chi avrà? Venusaur? No, provate a saperlo. Sintesi? Ok, allora. Va bene, vuoi utilizzare sintesi? Te la faccio utilizzare bene. Con un fuoco bomba. Con un fuoco bomba si utilizza meglio, giuro. Funziona. Ok, e come vi stavo dicendo, sapete magari quando voi siete in un punto che non riuscite ad andare avanti perché non avete attivato l'evento per andare avanti? Ecco, ogni tanto a me succede spesso, lasciando però dietro queste cose, quindi per sicurezza vado comunque a controllare. Ora utilizzo Radicalbero. Boom, per metterlo capo. Benissimo. E andiamo avanti di qui. C'è questa signorina che... Porca. Avete visto? C'è la recluta là. Avevo ragione a dover andare fin qui. Sono stato un genio. Vabbè, utilizziamo Fango Bomba per mettere KO Bellossom e Victreebel, anche lui di tipo veleno, vabbè. Gli ho tolto abbastanza, quindi un altro Fango Bomba. Ok, ho visto una recluta del Team Rocket, se non sbaglio, sì. Salve Admin Teo, puoi aiutarmi con una delle mie missioni? Devo rubare un Amulet Coin da questo ragazzo nel Safari Zone. That's powerful. Ok, va bene. Ok, andiamo a vedere questa missioncina. Trovato una pepita. E dov'è che devo andare? Ah, la revitalizzante Max. Se non sbaglio, allora per andare da quel vecchietto. No, Rest House. Tossing Rocks at Pokémon. My damn run. Non mi interessa dei Pokémon della zona safari, sinceramente. Voglio solamente fare questa missione per vedere in quanto riesco a farla. Speriamo che non abbiano cambiato. No, non mi sembra la strada della safari cambiata. Ok, benissimo allora. Qua c'è una Pokéball. Sì, ok, la strada è giusta, è di qui. Questa mi sa che è l'unica zona dove praticamente i Pokémon selvatici non ti fanno sclerare come un pazzo scatenato. Doppio team ho trovato qui. Di solito si trovavano una MN. Ehi, ciao. Con attenzione per avercela fatta. Ora è il tuo premio. Cosa? Non sei qui per il la bacca premio. Sei qui per provare il mio moneta amuleto. Sì. Arcanine livello 54. Non riuscivo a sconfiggere questo tizio qui, dai. Cross chop. Utilizza lanciafiamme. Un altro cross chop. Ok, non ce l'ha fatta. Quindi mettiamo in campo Gyarados. Utilizzerò Surf. Mentre lui utilizza lanciafiamme, il mio Surf lo colpisce. Ok. Prossima scelta, Pidgeot. Con Pidgeot mettiamo il nostro Ampharos. Utilizzare Thunderbolt. Super efficace, ciao ciao. E Nidoking. Oh, non me ne ero accorto che metteva Nidoking. Ecco, mi sono sempre dimenticato che non ha inferno. Effetto. Però lo paralizza lo stesso. Non ha effetto, ma lo paralizza. Non ha senso come cosa, ma non importa. Quindi, allora, veniamo con Gyarados. Utilizzo Surf. Trash. Crunch. Ciao ciao Nidoking. Ah, mi ha avvelenato. Poi c'è Persian. Erzo. Adesso che mi serviva. Ah, casualmente attacca 5 volte. Ok, utilizzo Razor Leaf prima per togliere un po'. E poi Radicalbero. Boom. Figlio di puttana. Revitalizzante su Charlie. E Iperpozione sul nostro amatissimo Venusaur.
E Sludge Bomb. No, niente, non è andata. Va bene, allora Cross Chop, vediamo. Boom. E bene, se n'è andato. Benissimo. Ottengo l'Amulet Coin. Benissimo. Allora, quanti passi abbiamo ancora? 170. Quindi facciamo così. E in meno di 3 secondi. Anzi, un po' di più. Ok. Tizio, ce l'hai fatta? Wow, Admin, sei fantastico. Comunque, puoi tenerlo e darlo dei blocchi, come tenere più soldi delle battaglie. Allora, che scusa, ma sei deficiente. Cosa me l'hai fatto andare a rubare se poi te non lo vuoi? Diamolo a Venusaur. Vabbè, voliamo allora indietro. Qua c'è Frosty Cave, Power Plant. Possiamo ritornare qui a Xero City, perché nella prossima parte proveremo ad andare avanti, ovviamente. Quindi ragazzi, io termino qui l'episodio, spero che sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione, ci rivediamo nella prossima parte, un saluto a Teo e ciao ciao!